Il nostro è un programma consapevole. Abbiamo messo una frase tra le mie preferite, una frase di Kennedy: gli uomini vincenti trovano sempre una strada, i perdenti una scusa. Abbiamo diviso il programma in 10 aree. La prima cosa da fare: la riorganizzazione degli uffici pubblici, la riorganizzazione soprattutto delle partecipate. Oggi noi sappiamo che c'è un disequilibrio di bilancio causato dalle aziende partecipate che è oltre di 120 milioni di euro. Ci sono molte aziende, per esempio l'AMIA SM e la GESIP, che sono sull'orlo del fallimento. C'è un rischio che possono fallire, possono mettere in mobilità per strada migliaia di soggetti. Allora, dove sarà il primo intervento che dovrà fare la nuova amministrazione? Innanzitutto, società consortile fra di loro. Abbiamo calcolato che soltanto questo intervento prevederà un risparmio di oltre 10 milioni di euro l'anno. Seconda cosa, nel momento in cui verrà creato il consorzio e la società consortile, ci sarà un altro passaggio che dovremo fare. Nell'arco di 6-12 mesi fare un holding che possa permettere la mobilità interna dei dipendenti e mandare in prepensionamento dal 10 al 15% dei dipendenti. E permetterà un risparmio di circa 60-65 milioni di euro l'anno. Quindi io vi ho dato già due poste di bilancio che prevederanno una oltre 10 milioni e l'altra oltre 60 milioni ogni anno nei prossimi 5 anni. Arriveremo a un risparmio di 350 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Ci sono delle società che abbiamo, alle quali ci hanno fornito anche il piano industriale, che potranno rifare a loro spese tutto l'impianto elettrico cittadino. Questo consentirà una cosa: il risparmio del 70% dell'energia elettrica, il risparmio del 70% della bolletta, il risparmio di oltre il 70% dell'emissione di CO2 nell'atmosfera.